No, con il presidente della Proloco, Rive Divine, alla 7ª edizione, un'edizione dei record, avete dovuto chiudere le prenotazioni in anticipo per la tanta affluenza. Sì, siamo estremamente soddisfatti per le richieste, per le prenotazioni, per il tempo che fortunatamente ci consola. E sì, abbiamo avuto un'enorme richiesta prima ancora della chiusura delle prenotazioni, perché sono arrivate prenotazioni da fuori regione, grazie anche sicuramente all'anno scorso, c'è stato un gruppo di giornalisti di testate nazionali, i quali hanno pubblicizzato la nostra manifestazione, e quindi abbiamo avuto una enorme richiesta di prenotazioni. Tanto che abbiamo dovuto rimodulare il percorso in bicicletta, la novità di quest'anno, rimodularlo utilizzando parte del percorso per accontentare quelli che si sono iscritti per il percorso a piedi, e quindi l'abbiamo rimodulato offrendo la possibilità anche a quelli a piedi di spostarsi attraverso alcune tappe che erano troppo impegnative, con un servizio di navetta, proprio per evitare i 50 km che fanno quelli in bicicletta. E oltre alle biciclette c'è anche chi utilizzerà delle vespe? Sì, altra novità di quest'anno, la possibilità di utilizzare delle vespe. Ci sarà una guida che, oltre al percorso Rive Divine, condurrà i partecipanti attraverso le colline UNESCO, facendo ammirare le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e anche artistiche del nostro territorio patrimonio UNESCO, oltre logicamente alla degustazione dei prodotti che vengono offerti dalle aziende che partecipano a Rive Divine. Vice Sindaco Posocco, Rive Divine è diventata ormai negli anni una tappa fissa per tutti i vittoriesi e per far scoprire questo territorio. Sì, è la 7ª edizione, una manifestazione che è cresciuta tantissimo, tant'è che abbiamo dovuto chiudere immediatamente le iscrizioni perché avevamo esaurito i posti. Diciamo una manifestazione del territorio, ormai il territorio tutto, da Valdobbiadene, tutta la Pedemontana, tutto il territorio UNESCO sta crescendo, i risultati si vedono e a queste manifestazioni sono molto partecipate. E una novità di quest'anno è quella, anche una svolta green di questa manifestazione, e grazie a delle borracce che verranno fornite, quindi per ridurre l'uso e magari a volte anche l'abbandono di materiale plastico nelle nostre colline. Sì, grazie alla Proloco per questa idea, quindi basta plastica, basta bottigliette di plastica per l'acqua, una borraccia molto utile, e in ogni fontana lungo il percorso la gente si può riempirla e portarsela con sé. I vari gruppi fanno un percorso predefinito, ci sono delle tappe, sono circa 5 tappe, e si visitano 5 attività della zona, sono la cantina, l'agriturismo, eccetera. Ogni attività dà il suo servizio, quindi le peculiarità dell'azienda, non so, chi fa prosecco offrirà il suo prodotto, c'è la possibilità per chi partecipa anche di acquistare i prodotti, e noi cerchiamo un po' di promuovere queste attività e soprattutto di promuovere il territorio, visto che ora siamo anche parte del territorio UNESCO, e speriamo che tutti si divertano, speriamo che il tempo oggi sia clemente e ci divertiremo.